Allora, questa esperienza della ex lavanderia nasce nel 2004, quando un gruppo di cittadini, di comitati, eccetera, occupano questo padiglione, il padiglione 31, detto appunto ex lavanderia dell'ex manicomio di Roma, per come dire, porre all'attenzione della cittadinanza il fatto che questo padiglione, che era stato ristrutturato con i soldi pubblici del giubileo, veniva utilizzato e doveva essere utilizzato con destinazione a scopi culturali, invece era utilizzato dalla ASL, RME, in tutt'altra maniera. Quindi per fare un'azione di testimonianza, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, l'abbiamo simbolicamente, diciamo, occupato per appunto ribadire che c'era un problema di uso illegittimo di questo padiglione. Poi siamo rimasti dentro, in seguito ci siamo costituiti in associazione, siamo l'esperienza che oggi siamo, quindi una realtà che ha il progetto della caffetteria Tadaguelo, il progetto della ciclofficina, molte prove teatrali, molti laboratori di vario Tango, genere, di tango, di karate, di saponeria. saponeria popolare, di balli del centro-sud, di danze popolari. Siamo qui a titolo volontario, con una diciamo, scelta proprio di non avere reddito, proprio per essere liberi di parlare e dire quel che accade tuttora di illegittimo e anche illegale all'interno dell'ex manicomio di Roma. Siamo qui non solo a difendere questo spazio del padiglione 31 dove siamo collocati, ma per ribadire l'importanza di un riutilizzo corretto, sensato, oltre che valorialmente accettabile, dell'intero ex manicomio di Avete Roma. bloccato anche l'edificazione qui dietro a ridosso del Santa Maria, mi sembra pure, È una vicenda precedente all'ex lavanderia, ma noi vi no? Avete fatto eravamo azione. nell'ambito del varo del piano regolatore di Roma, il piano regolatore dell'amministrazione Veltroni, era prevista intorno a quella che è Santa Maria della Pietà, secondo il piano regolatore di Roma, è una centralità urbana pubblica, cioè un luogo di pregio in cui il comune decide di investire, ed era legata però, come molte parti del piano regolatore, a un'edificazione esterna massiccia intorno. Noi sì, con la nostra, diciamo, intervento, azione, discussione all'interno del piano regolatore, siamo riusciti un po' miracolosamente a impedire Quindi una cubatura che però può tornare in qualsiasi momento. Sono 27 ettari di parco, è secondo per rarità di specie botaniche, è secondo solo all'orto botanico a Roma. E sì, molte piante sono morte, a parte le palme con il punteruolo rosso, però molte altre perché c'è l'incuria totale del giardino. Fino al 2008 una convenzione aveva previsto che fosse il Comune di Roma a occuparsi, il servizio giardini, quindi del Comune di Roma a occuparsi di questo parco. Scaduta questa convenzione, ormai le istituzioni si rimpallano un po' l'una all'altra la cura del luogo, con il risultato che naturalmente nessuno cura, anche perché questo luogo è diventato, da questo parco botanico, anche di specie rare, perché qui ci sono pure, a parte le colonie feline, ma c'erano pure rapaci, volpi, ormai si è trasformato più che in un parcheggio, anche in un parcheggio, ma proprio in un luogo, una strada, strade dove le macchine transitano Quindi tranquillamente. chiedete, come tutti i cittadini, di chiuderlo, La pedonalizzazione completa di questo parco, perché è qualcosa che è dovuto alla cittadinanza, anche perché in questo luogo ci sono dei luoghi di verde, perché c'è il Parco dell'Insuperata, il Pineto, però come luogo di verde attrezzato ma c'è solo questo. fruibile proprio diciamo in tempo breve, perché Non c'è altro che questo. no. Anche Che gli altri percorribile, no, dalle biciclette, dalle persone con le carrozzelle, dalle mamme con i bambini, le carrozzine, quindi è un luogo che va preservato anche perché è molto utilizzato. Invece adesso voi non lo vedete perché è agosto e soprattutto è sabato, ma normalmente è riempito di macchine che parcheggiano ovunque e soprattutto vanno molto veloci, in quanto è stata messa dalla precedente amministrazione municipale Milioni. No, no, ancora prima, Mazzara. da Zara, una segnaletica orizzontale
perché ci sarebbe dovuta essere una navetta elettrica a portare le persone che vanno a lavorare nel municipio e nella ASL, ma che non è mai stata attivata, però la segnaletica orizzontale è rimasta e quindi le macchine pensano di essere su una strada e corrono così. Abbiamo salvato qualche gatto, delle colonie feline investito, insomma, finché magari qualche umano non farà le spese, no? di questa autopista, forse non se ne verrà a capo. Ci sono degli impegni sulla pedonalizzazione che i nuovi amministratori hanno preso, proprio qua in un dibattito dell'ex lavanderia il neo presidente eletto Barletta ha preso questo impegno e vedremo se questo impegno sarà seguito, insomma sarà effettuato.